dalla Reggia di Caserta per presentarvi un'estate da re. Stasera il concerto di Carmina Burana con i cori del nostro salernitano Teatro Verdi e il Teatro Santo. Buonasera, saluti, bentrovati, direttore, è piacere di avere la vostra opinione in un momento particolare, poco prima del Burana. Ti vedo un po' tenso e un po' soddisfatto. No, sono soprattutto molto soddisfatto, anche perché è stata un'esperienza quest'estate da re veramente di altissimo livello. Abbiamo avuto oltre 20.000 presenze, stasera c'è questo meraviglioso concerto con il piano, l'orchestra del San Carlo del Verdi, con i due cori insieme, i due cori di Luci Bianchi insieme. Eccezionale, un evento non maestro, comune. Maestro Renzetti, inutile che io vi debba dire, uno dei più grandi direttori attualmente della che ospita in tutti i teatri maggiori d'Italia. Abbiamo un cast d'eccellenza, un controtenore che fa solo questo repertorio, che è Max Rexon, una signora che conoscete benissimo perché è casertana, la Rosa Feola, il soprano che ha appena fatto dei concerti con Muri, ha fatto Don Pasquale con noi, Rigoletto al San Carlo, l'anno prossimo inaugura la Scala con Don Pasquale. E poi un altro napoletano sempre. Quindi consideriamo un respiro internazionale, ma fatto con, diciamo così, tra virgolette, i nostri prodotti. Ma noi cerchiamo sempre di dare spazio in tutta la rassegna, esatto, in tutta la rassegna diamo sempre spazio alle eccellenze della regione Campania. Questo è un messaggio che il presidente De Luca, che fortemente ha ideato e voluto fortemente questa manifestazione, questa estate da re, ci ha dato come input di cercare di lavorare e fare rete in tutto con le forze del territorio, San Carlo, il Teatro Verdi, le Ravello, nostre eccellenze, esatto, non solo campane, esatto, ma internazionali, italiane. Abbiamo Maria Gresta, che oggi è il miglior soprano in YouTube. La sovrintendenza ha aperto le porte, ci ha accolto. La sovrintendenza, io devo dire, sono il direttore artistico di questa manifestazione. Per me è semplice, è stato davvero semplice, perché ho una squadra che veramente tutti insieme abbiamo fatto sì che questo estate da re diventasse un evento internazionale. La Reggia di Caserta, il direttore Mauro Felicò, il sindaco di Caserta, la Camera di Commercio, il Teatro San Carlo di Napoli, la sovrintendente Rosanna Bucca mi ha accolto come una persona di famiglia al San Carlo, quindi fare il direttore artistico per me non è stato difficile. Abbiamo il Teatro Verdi che collabora in tutto, quindi voglio dire, problemi non ne abbiamo avuto. La sovrintendenza ha aperto le porte e ha messo a disposizione anche il fatto. Solo che abbiamo non si poteva stare in uno spazio più ampio per un quarto di acustica. No, questa è una scelta che abbiamo fatto noi, quella del cortile, perché abbiamo 4.500 posti, ci bastano. Morricone l'abbiamo ripetuto due volte e quindi ci basta così, non è che riesce a riempire 4.000 posti oggi sempre, però abbiamo fatto un concerto di Bosso che è stata una serata veramente magnifica, eccezionale, ripresa da tutti i giornali, anche sui video YouTube, esatto, perversa. Dietro, chi è il re in questa estate? Io credo che il re in quest'estate è il pubblico. Il pubblico, bisogna riconoscere, meraviglioso, me l'aspettavo, un pubblico giovane, un pubblico bello, sorridente, felice finalmente di vedere dell'arte, della qualità. Abbiamo puntato sulla qualità, potete immaginare due notti con il maestro Morricone. Dire pure, con delle cifre modiche, avete battagliato anche per ottenere che siano delle cifre accessibili. Ma potete controllare tutto sul sito della regione, perché tutto ciò è contenuto e organizzato dalla SCAB, che è una società della regione che gestisce i grandi eventi, i grandi monumenti. Noi abbiamo speso non poco, pochissimo, quasi niente. Io non so di conti, ma non credo più di 600.000 euro
per, attenzione, 15 spettacoli. Abbiamo fatto, la regione ha riaperto il giardino inglese, il teatro della Peria. Abbiamo fatto 3 opere del Settecento dell'opera buffa napoletana, con il San Carlo che ha portato da Napoli 5.000 persone. Abbiamo fatto il Segreto di Susanna, il Messo di Cappella e la Serva Padrona al Teatro della Peria. Poi abbiamo fatto gli altri spettacoli qui, l'altra sera abbiamo fatto uno spettacolo con i due cori sullo Scalone Reale con 1.000 persone e alla fine noi contiamo che sono venuti a Caserta quest'anno 20.000 presenze e questo è motivo di grandissima soddisfazione. Ripeto, non è la persona che devo ringraziare, sicuramente tutto il pubblico, ma un ringraziamento forte va al presidente della regione che ha voluto questa estate da Re. Lui l'ha ideata quando è venuto Renzi, il ministro Franceschini, ha voluto che Caserta diventasse l'ombelico del mondo. Non solo patrimonio UNESCO, ma arricchita e imbellettata con delle cose da proporre a un La grande bellezza, la grande musica, la reggia di Caserta, la reggia più bella dell'universo. La musica che noi stiamo mettendo in campo è con gli artisti più bravi del mondo. L'anno prossimo abbiamo già pronto una terza stagione, la terza edizione di Stadio Re con i migliori del mondo, quindi faremo l'anno prossimo tutto ciò che il Presidente ci chiede. Non è poco in questo momento, io sono convinto che nessuna regione d'Italia offre questo patrimonio d'arte, quanto sta facendo il Presidente De Luca in campagna. Sfido chiunque in questo momento a capire quale regione sta facendo più da noi. Napoli Teatro Festival, Teatro San Carlo il Festival Lirico, Teatro Verdi a Salerno, abbiamo appena finito un giro di concerti, Un'estate da Re, Ravello Festival, Pomigliano Jazz. Questo è tutto con quando si hanno gli uomini, le persone che credono nella cultura. Il Presidente De Luca crede in questo. Abbiamo avuto l'organizzazione Guest Show che è stata protagonista insieme a noi con altre serate, con un po' di contaminazione, con Massimo Ranieri, con Stefano Bollani, con la Mannoia, insomma abbiamo un po' mischiato il pubblico e stasera assisterete a uno spettacolo veramente di grandissimo livello. Sì. I nostri complimenti, i nostri auguri e soprattutto lavoriamo, le basi sono, i pilastri e le fondamenta sono eccezionali. Noi, ripeto, con la regione alle spalle, con un presidente così non dobbiamo aver timore di fare niente, perché sicuramente riuscirà tutto come quest'anno. Incrociamo le dita, io voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa grande edizione, a tutti, veramente tutti, ma un grazie particolare a questo pubblico meraviglioso, veramente ha partecipato con grazia, con compostezza, e la cosa più bella è che abbiamo attivato dei canali con le università di Napoli e di Salerno per accogliere tanti giovani. Il Presidente ci ha chiesto di dare spazio ai giovani e il messaggio di De Luca è stato netto e chiaro. Al parcheggio ci sono bus provenienti anche da extra regione, gruppi che si sono messi su, abbiamo incontrato addirittura cori che avevamo visto in altre occasioni, da Sorrento stesso un paio di pullman delle corali, che significa veramente... Una recita di Morricone, la prima serata di Morricone. Noi abbiamo capito dai siti internet che abbiamo venduto tantissimo in Puglia e nel Lazio. Straordinario. Adesso, presentando la terza edizione di Un'estate da Re, come mi ha promesso il Presidente, entro la fine di settembre, vogliamo che questo festival, questa Estate da Re, diventa internazionale. Presentarlo alla Borsa del Turismo di Rimini, alla BIT a Milano, ma non solo, a Londra, in Spagna, in Germania, a Colonia, a Berlino. Questo
sapevo. E ha tutte le carte regole perché entra nelle programmazioni fino al 2020. Ma abbiamo i due teatri più importanti, sicuramente il San Carlo è il teatro più importante per me del mondo. Il Teatro Verdi di Salerno è un teatro che si fa onore in tutto, da anni abbiamo le stagioni più belle dopo forse la Scala. E vedete sui nostri siti, potete vedere, abbiamo tutti artisti di altissimo livello, grandi direttori. Daniel Oren, il nostro direttore artistico, ha sempre dato questa marcia in più. Nove, e quando, concerti, balletti, quindi quando tutto di più. Quando si ha la Regione, il San Carlo, la Scala, il Teatro Verdi, il Teatro San Carlo, la Get Show, per noi organizzare, dico, io sono il direttore artistico, è semplice, è tutto facile, è tutto semplice, l'unica cosa che dobbiamo gestire è il flusso di gente, ma questo ci fa sempre, questo ci fa sempre, grazie, è un grazie particolare, lo devo dire ai mass media, alla stampa che tanto ci ha seguito e ha fatto sì che questa edizione, la seconda, diventasse una delle più prestigiose d'Europa. Grazie a tutti, buona serata. Saluti, buonasera, bentrovati, è un piacere incontrarla qua in uno dei quattro cortili della Reggia, maestro e professore dei cori della Penisola Sorrentina. Vedo che avete portato il grosso del vostro coro quasi in maniera didattica, quindi questo vestito di didattica, di insegnamento, di docenza non poteva mancare. Ci fa molto piacere vedervi qua. Soprattutto ci farà molto piacere poi avere nei vostri programmi futuri, se non proprio nell'estate 2017, un Carmine Burani, fattibile. Era in programma l'anno scorso, avevamo cominciato anche a studiare, poi però il periodo estivo è il meno indicato perché molti turisti vanno fuori per le vacanze, abbiamo dovuto rimandare. Speriamo in un prossimo futuro di riprendere. Questa fusione del coro di Salerno con il coro di Napoli, Teatro Verdi e Teatro San Carlo, che non è molto frequente nella storia della musica campana, diciamo così. Un gemellaggio raro. Un gemellaggio un po' raro, quindi ci auguriamo che producano, anzi sicuramente avremo dei risultati eccezionali. Voi che ne pensate, professore Altieri? Sicuramente, ma anche l'orchestra qui, c'è un organico incredibile per questa partitura. Sono le percussioni, sono sei esecutori, archi, fiati a non finire, una grande orchestra, per cui, soprattutto perché si canta all'aperto, ci vogliono molte voci. Evidentemente le voci del solo coro del San Carlo non sarebbero bastate per bilanciare il suono dell'orchestra. Questa è la risposta tecnica dell'accorpamento dei due cori. Vi ringrazio di queste note tecniche, verremo a importunarmi nell'arco della serata per sapere altre cose importanti che sottolineano e fanno meglio comprendere questa cosa. Auguri e buona serata. Grazie. Buonasera, saluti, bentrovato. Buonasera. È un piacere incontrarla qui in uno dei quattro cortili della Reggia di Caserta per questa serata. Tutto il programma, quali altri eventi avete scelto? Solo stasera, per il momento solo stasera. Perché? Perché predomina e domina il coro. Sì. Anzi, i cori. I cori, sì. Prego, buonasera, saluti, bentrovati. Prego, venga a salutare gli amici nostri di Positano News. Buonasera, tutto a posto, buonasera. Ci fa piacere trovare. Ci vediamo in ambienti folto diversi. Gruppo, esatto, questo fortissimo gruppo sorrentino. È un piacere. Dove siamo? Qua. Servizi speciali oppure cammini? Sempre perché siamo là? Sempre un piacere. Sempre un dove c'è, sai tu, c'è sempre un interesse. Sempre un piacere. Buona serata, signori. Buon proseguimento. Ciao.
Thank you.
si voluntas mea est. Et in male me quisierit in taverna, post vesperam nudus egredietur. Et sic denudatus veste plana. Thank you.